L'incontentabilità di Trilussa. Dio prese il fango dal pantano, modellò un pupazzo e gli soffiò sul viso. Il pupazzo si mosse all'improvviso e venne fuori subito l'uomo, che aprì gli occhi e si trovò nel mondo come uno che si sveglia da un gran sonno. «Quello che vedi è tuo», gli disse Dio, «e lo potrai sfruttare come ti pare. Ti do tutta la terra e tutto il mare, meno che il cielo, perché quello è mio». «Peccato», disse Adamo, «è tanto bello, perché non mi regali pure quello?» Persa in un tunnel vuoto, buio, e ho paura. Non sento nulla, se non il mio cuore, che batte lentamente. È stanco anche lui. Sono come un cigno, nero, al quale hanno strappato le piume. Non mi riconosco, non so chi sono, né dove mi trovo. La mia mente è un caos che non riesco a placare e sto impazzendo. Ad un tratto però il tunnel si illumina, una luce bianca e calda mi acceca. Cosa sei? Chi sei? Nessuna risposta. Passi leggeri muovono nella mia direzione, mentre io cerco di indietreggiare invano. La luce ora è di fronte a me. Così impegnata a temerla, non mi sono accorta di quanto fosse bella. Sorrido e mi inginocchio dinanzi ad essa. Il mio capo viene bagnato e la mia fronte unta. Sono pulita e mi sento leggera. Adesso quella luce mi avvolge, mi solleva. Ora ho capito, voglio essere come lei, un faro per noi, poveri naufraghi, che spesso ci perdiamo durante le tempeste dell'anima. Un amico per chi non ha più fiducia nel prossimo. Un fratello per chi ha bisogno di una spalla su cui piangere. E un vero cristiano per chi vuole ritrovare la strada di Dio. Say something.